Ragazzi, allora, una sera mi sono allontanato dal PC, avevo un addio al celibato ieri, torno e su Destiny succede questo. Cioè, il delirio più totale. Praticamente è un glitch che sta rompendo il gioco sia in PvE che in PvP, che sembra che Bungie non riuscirà a patchare tanto presto, quindi ho deciso comunque di farvelo vedere qui su YouTube lo stesso. Se volete divertirvi, appunto, fatelo, perché non durerà tantissimo. Questo discorso vale anche per le trials, dove vedo gente che fa le cose più disparate per fare il faro e le trials non verranno disabilitate, ed essendo un bug all'interno del gioco non verrete neanche bannati. Questo ovviamente direttamente da un tweet di Bungie. Detto ciò, in cosa consiste questo glitch? Molto semplicemente dovrete essere in grado di craftare le armi e avere qualche modello sbloccato per poterlo fare. Tra cui anche qualche esotica se volete rendere le cose un pochino più piccanti. Diciamo, ci sono diverse combinazioni che si possono fare, ne stanno uscendo parecchie in giro per il web in queste ore: il messaggero morto, il Vexcalibur, pompa con automatici, lancia granate pesanti, eccetera eccetera. Un gran casino, insomma. Però come funziona questa cosa? Praticamente questo glitch permette di andare alla forgia e mixare due armi insieme, e per esempio gli shotgun che hanno la rosa dei proiettili, appunto, permettono di diventare alla seconda arma che scegliamo devastante, perché spareremo alla velocità di un automatico praticamente tutti i colpi dello shotgun, appunto, come se fossero ogni pallet un singolo proiettile. Un gran casino. E la stessa cosa che funziona anche con alcuni perk, se volete per esempio riforgiare qualcosa, come per esempio avere doppio filo impaziente sulle spade, che vi permetterà letteralmente di volare. Insomma, una cosa divertente, che però è un glitch, quindi, come vi ho detto all'inizio, durerà poco. Però come lo facciamo questo glitch e come funziona? È molto semplice. Quando andate a craftare un'arma e cliccate sull'arma che volete craftare, avete una frazione di secondo per cambiare schermata e scegliere una seconda arma. Questa cosa viene facilitata dalla vostra connessione e dai vostri FPS, quindi si potrebbe far sì di abbassare gli FPS al minimo tipo 30 per rendere l'animazione più lenta e magari cappare la connessione in qualche modo, magari, non so, scaricando qualcosa. Oppure semplicemente team, come appunto potrebbe bastare in questi giorni, vero Bungie? Quindi l'obiettivo è quello di cliccare la prima arma, che è quella dalla quale prenderete il telaio, come appunto uno shotgun aggressivo, e mettere quel telaio su un'altra arma. Quindi vi faccio vedere un breve esempio. Allora, come vedete siamo alla forgia, sono andato nelle mie impostazioni e ho messo i miei FPS a 30, appunto, per semplificare poi il tutto. L'obiettivo è quello, appunto, di scegliere quello che vogliamo mettere, quindi non so, partiremo dal Ragnid per esempio, che appunto è un fucile a pompa aggressivo, e poi switchare subito durante la schermata di caricamento su per esempio il Dannazione, ok? Per farlo praticamente noi dovremmo andare qui, cliccare velocemente una volta il Ragnid, switchare subito pagina, quindi con le vostre freccette del pad o con D sulla tastiera, per poi arrivare a Dannazione e ricliccare subito velocemente. Quindi sono due clic in rapida successione con uno swap della pagina. Quindi ve lo faccio vedere in live, sperando che di riuscirci. Ovviamente dovrete prenderci un po' la mano, beccare il timing giusto, però dovrebbe essere una cosa del genere. Il Dannazione me l'ha preso. Se controllate qui, ecco, per esempio adesso ha funzionato, come vedete. Anziché essere un telaio rapido, questo qui mi è diventato un telaio aggressivo. Qui ovviamente potete mettere qualsiasi perk che volete, tanto non cambierà nulla. E una volta craftata l'arma, adesso ve la farò vedere all'interno della forgia, e noterete sicuramente qualcosa di strano. Aspettate che vi rimetto gli FPS normali. Anzi, facciamo così che facciamo prima. Notate qualcosa di strano? Se vedete bene, ragazzi, praticamente lì dentro ci sono, penso, 6 granate dentro ogni colpo. E questa cosa, appunto, come vi dicevo, può essere fatta praticamente con qualsiasi altra arma. Quello con il quale è stato scoperto è stato appunto il pompa decreto imperiale con l'Ammit, che è quello più famoso. Però, come vi dicevo, ci sono tante combinazioni che si possono creare. Ovviamente adesso dobbiamo ricappare i nostri FPS, tornare su fucile a pompa e provare a vedere se con l'Ammit me l'ha preso. Un altro telaio aggressivo, eccolo qua. Basterà fare così, mettervi un po' quello che volete, craftare l'arma e andare in giro a sparare in questo modo. Come vedete, praticamente ogni colpo è come se fosse un colpo di shotgun. Se ci fate caso, vedete la rosa dei proiettili del pompa, e questo ovviamente lo sparate però come se fosse un'arma automatica. Quindi, come vedete, ragazzi, le combinazioni sono tante. Sicuramente su Twitter in giro ne vedrete chissà quante. Oggi noi su Twitch ci divertiremo a fare un po' di test, un po' di cose in giro per divertirci un pochino. Io vi lascio e, insomma, buon glitch a tutti.